Bentornati su meteogiuliaci.it. Dopo la tregua di ieri, oggi giovedì 23 gennaio torna il maltempo su gran parte dell'Italia per l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, la numero 7 di gennaio, che aprendo la strada a correnti più fredde di origine polare avrà il merito di chiudere il lungo periodo mite iniziato a dicembre e avviare una fase dalle caratteristiche più invernali, con un freddo normale per la stagione ma senza ondate di gelo, almeno fino alla fine del mese. Andiamo allora a vedere l'immagine del satellite di stamattina che ci mostra questa perturbazione che sta estendendo la sua nuvolosità alla nostra penisola a partire dai settori occidentali. Andiamo allora a vedere la previsione che ci mostra nuvole in tutta Italia con piogge che interesseranno soprattutto la Liguria, le regioni tirreniche fino alla Campania e la Sardegna. Inoltre avremo nevicate sull'Appennino settentrionale in calo fino ai 700 metri, sull'Appennino centrale al di sopra dei 1400 metri e sui rilievi della Sardegna fino ai 1000 metri. Solo in serata le piogge si estenderanno a tutto il nord. Inoltre si intensificheranno i venti sulla Sardegna dove soffierà un forte maestrale. Le temperature subiranno un primo leggero calo al centro-nord dove le massime saranno comprese tra 8 e 12 gradi, valori tra 12 e 17 al sud e sulle isole. Poi domani il maltempo si estenderà a tutta l'Italia con piogge, neve fino a bassa quota e forti venti settentrionali che faranno entrare l'aria fredda che accompagna questa perturbazione, provocando un graduale calo delle temperature, le quali si porteranno giorno dopo giorno su valori più vicini alle medie stagionali fino ad arrivare ad un freddo tipicamente invernale. Le previsioni nel dettaglio fino al weekend sono illustrate nei video successivi e per continui aggiornamenti potete consultare il nostro sito meteogiuliacci.it.